Una notizia consolante è arrivata poco prima di Natale, un piccolo regalo per chi soffre, perché mai più nessuno soffra e muoia in solitudine. Sono ancora pochi a saperlo perché c'è stata poca risonanza da parte dei media, ma noi, grazie ad un amico che si spende in prima linea e da sempre, vogliamo darne eco. Questo amico lo abbiamo in collegamento Skype ed è padre Guidalberto Bormolini, al quale do il ben trovato, ma soprattutto bentornato, perché effettivamente non ci sentiamo da un po'. Ciao padre Guidalberto. Un caro saluto a te e a tutti voi che ascoltate. Allora, membro della comunità Ricostruttori nella Preghiera, soprattutto presidente in questa occasione di Tutto è Vita Onlus, che noi conosciamo bene e che è proprio lei protagonista di questo regalo. È lei che si è impegnata così tanto e padre Guidalberto ce ne parla oggi. Questo regalo e questa campagna che portate avanti da un bel po', avete lottato per raggiungere questo obiettivo. Mai più nessuno soffra e muoia in solitudine. È stata una delle pagine più tristi di queste drammatiche giornate, di questo ultimo periodo, ormai quasi un anno, e sotto questo peso lacerante del coronavirus. Che cosa è successo in particolare in Toscana? E ne parliamo perché tutte le altre regioni prendano esempio. Per fortuna c'è stata una sensibilità particolare, anche se il percorso è stato relativamente lungo. Già in tarda primavera, con il presidente della fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer, Donzelli, abbiamo iniziato a sollecitare le istituzioni, sia a livello nazionale che locale, a prendersi in carico il problema grave della solitudine di chi soffre e di chi muore. Era un problema drammatico, noi abbiamo supportato tantissime persone con servizi telematici, perché si trovavano ad affrontare o un lutto o in prima persona la malattia o quella di un proprio caro, senza avere la possibilità di avere un sostegno. E ringraziando il cielo, la Regione Toscana è stata sensibile e ha aperto una procedura per prendersene carico. Ecco, il 1 gennaio esattamente l'ospedale di Prato ha aperto alle prime visite il reparto Covid e c'è stata tanta commozione, non soltanto da parte degli operatori sanitari sempre impegnati in prima linea, ma anche di chi soffre come malato e di chi è accanto agli ammalati, quindi parliamo della famiglia. Tu come l'hai vissuta nelle corsie, nel reparto, a contatto stretto? A Prato ho seguito tutta la procedura perché è stato proprio l'ospedale che abbiamo preso come progetto pilota, per cui abbiamo iniziato immediatamente, ancora prima che il tavolo regionale fosse operativo, a studiare per poter essere pronti a realizzare questa esperienza. Il 1 gennaio, con la prima apertura, io stesso era la prima volta che entravo in un reparto Covid, c'è stata commozione da parte di tutti, di chi malato ha potuto avere sostegno, dei parenti e di tutta la squadra, una bellissima squadra di persone molto sensibili dell'ospedale, che già a tarda primavera, su sollecitazione del Vescovo, si erano presi in carico di portare l'Eucaristia ai malati, visto che non poteva avere accesso l'assistente spirituale, e questa è stata una novità profetica molto significativa. Padre Guidalberto, tu sicuramente ricordi, come tutti noi, le immagini della prima ondata, parliamo quasi di un anno fa, le immagini quelle tristi, terribili, dei mezzi militari che trasportavano a Bergamo le bare, e ci ricordiamo tutti la sofferenza che c'era in quel momento, perché nessuno poteva essere accanto ai propri cari ammalati di Covid, di questo virus che praticamente, di cui si sapeva ancora troppo poco. Tu in quel periodo come l'hai vissuto quel periodo? La forte sensazione che abbiamo avuto tutti è stata l'impotenza, un'impotenza che a me sul piano spirituale è stata fortemente utile, perché abituato ad agire, a operare, a vedere risultati, mi ha educato a lasciare più spazio all'onnipotente, ad avere più convinzione che nell'umiltà c'è una sua forza speciale. Però l'impotenza degli altri invece ci ha tanto addolorato, l'impotenza di chi non ha potuto far nulla di fronte a tutto quanto stava succedendo. No? E credo che si sia creata veramente una ferita nel paese che andava sanata. Per quello che abbiamo fatto questa campagna e siamo per fortuna riusciti a ottenere un risultato,
probabilmente un risultato contagioso, così speriamo, positivamente contagioso, che contagia altre regioni d'Italia, perché è una ferita profonda. Nell'umanità sapere che non ci si è potuto prendere cura di una persona che muore, di non aver potuto celebrare un rito, di non aver potuto vedere quel volto, anche solo da morto, lascia una ferita profonda che avrà bisogno, temo, di anni perché si rimargini. È una ferita che attraversa il paese, non è una ferita di singoli. È già difficile di per sé elaborare un lutto in condizioni, tra virgolette, normali. Qui è ancora più messa in evidenza questa difficoltà. Sappiamo bene che Tutto è Vita si è sempre occupata di questo, del passaggio che contraddistingue la vita. E bisogna cambiare sguardo sulla morte, che non è l'opposto della vita, ma un passaggio della vita stessa. Questo è un po', quello che portate avanti. E noi, nei diversi nostri incontri, abbiamo approfondito un po' di più questo tema. Padre Guidalberto, cosa ci manca per accettare la morte come passaggio della vita, anche in questa situazione difficile? Allora, sicuramente abbiamo passato attraverso questa terribile pandemia un periodo che ci permette forse di riscoprire ciò che ha senso. È una civiltà troppo spesso priva di senso, la nostra occidentale, che si è strappata dalle sue origini spirituali, che sono antichissime anche per cristiane, ma il cristianesimo sicuramente ha dato una grande nobiltà a tutta la nostra tradizione occidentale. Di fatto ci siamo abbarbicati solo a poche cose materiali, il possesso, l'utile, il successo. È stato tutto spazzato via dalla pandemia. E allora la morte forse può riprendere il suo giusto posto nella vita e nell'esistenza. In questi mesi è stato solo il errore, le scelte fatte di ridurre esclusivamente alla prevenzione del contagio l'operazione sociale di cura che è stata messa in atto era troppo poco, cioè era la paura della morte il grande movente delle scelte che sono state fatte. La paura della morte è la peggiore delle consigliere, è la cura che ci può consigliare. Ma per avere una cura integrale bisogna non avere paura della morte come cessazione e imparare che la morte è apertura ad un'altra possibilità. Allora è la qualità della relazione umana che precede la morte ciò che ci interessa, perché in base a questa qualità ci sarà una qualità della vita anche oltre la morte. E allora, come giustamente dicevi, impareremo la lezione che la natura ci dà incessantemente, che poi è il messaggio pasquale che il Vangelo ci propone, che la morte non è cessazione, ma è apertura alla resurrezione, una vita nuova, forse più grande, più gloriosa di quella che possiamo immaginare, sicuramente di quella che abbiamo vissuto in questa vita. Avere te accanto è sicuramente una consolazione. Sei stato uno tra i primi, insomma, ad andare dagli ammalati nei primi giorni di gennaio. Cosa hai portato a loro e cosa hai visto nei loro occhi? Sicuramente la tua presenza fa tanto, ma c'è anche un silenzio protagonista. Sì, il silenzio può comunicare molto di più della parola, ma però bisogna che quel silenzio sia vissuto. La meditazione, la preghiera silenziosa quotidiana ti permette di caricarti di qualcosa che tu trasmetti anche in silenzio. Noi cristiani sappiamo, è la grazia. In silenzio accogliamo la grazia che Cristo dona e instilla nei nostri cuori. E nel stesso silenzio ne possiamo trasmettere a qualcun altro, se ne accorgono. Bastano poche parole per installare una relazione. E poi in quel silenzio possiamo far respirare a noi il respiro divino che abbiamo respirato nella nostra preghiera silenziosa, nella nostra meditazione. Sono convinto che il silenzio trasmette molti più contenuti di tanti fiumi di parole, soprattutto se sono parole che non si fondano su un'esperienza vissuta di amore ricevuto. Cioè l'amore divino che riceviamo ci fa capaci di essere donatori di altro amore agli altri. Padre Guidalberto, al rientro a casa, dopo il primo giorno in cui sei stato in quel reparto Covid, davanti agli ammalati, cosa hai pensato?
Cosa hai ricordato di quella giornata? Che la speranza veramente è l'ultima a morire. Pochi avremmo sperato che si arrivasse a questo, però io continuo a sperarlo. E poi mi è piaciuta molto una considerazione del professor Donzelli, che è un uomo di grandissima profondità, che presiede la Fondazione dell'Ospedale Meyer, e mi ha detto: ma ti rendi conto che tutto è nato da un dialogo tra noi due? Io e te ci siamo trovati e abbiamo detto: non è possibile, non è umano. E poi abbiamo parlato con altri. Non è stato il primo passaggio istituzionale, un incontro tra persone. E questo incontro animato dalla speranza. Ecco, noi abbiamo visto questa speranza vivere. Tra l'altro, nella delibera è proprio questo che lo rende significativo. Nel testo della delibera di un'istituzione, la massima autorità locale sulla sanità, subito dopo il ministero, che la vicinanza è parte del processo della cura. E l'abbiamo visto, che le persone che soffrono vicino a qualcuno sono più curate. E non solo, e la cura spirituale fa parte della cura messa nella delibera di una regione laica, come giustamente deve essere, che una cura integrale deve contemplare anche l'aspetto spirituale. Ecco, quindi la speranza, se assorbita fino in fondo ai nostri cuori, ci fa vedere che l'impossibile è possibile perché a Dio nulla è impossibile. Guarda, l'incontro con te sicuramente ha dato tanto conforto, ma anche tanta speranza a chi ci segue e vive tuttora in questa situazione. Padre Guido Alberto, la Regione Toscana è avanti di qualche tempo, insomma, di qualche mese. Cosa possono fare le altre regioni, gli altri presidi ospedalieri? Cosa possono fare per portare avanti quello che voi già avete avviato? Siamo disponibili a fare qualsiasi consulenza perché abbiamo elaborato proprio con questo tavolo regionale con persone di alta competenza. Io ho competenze solo sull'accompagnamento spirituale e ho dato poi tutti gli orizzonti in cui era meglio muoversi in termini di una cura integrale. I tecnici hanno fatto un ottimo lavoro. Devo dire che c'è stata un'alta cultura della cura in tutti quelli con cui ho lavorato, all'Ospedale di Prato e nel tavolo regionale e anche nella giunta regionale. E si trattava di infrangere un tabù, cioè di non contrapporre la prevenzione del contagio da Covid, che è giusta, alla cura integrale, cioè a tutti gli altri aspetti. Li abbiamo contrapposti, invece secondo me andavano integrati. Giusto. Cioè, se vogliamo prevenire il contagio, dobbiamo anche pensare a tutti gli altri aspetti che ne conseguono e integrarli in modo armonioso. Si può, questo è il messaggio che darei anche alle altre regioni, la Regione Toscana con il nostro tavolo e la nostra onlus sono a disposizione per fornire tutto il materiale e dare supporto perché avvenga questo contagio, un contagio di umanità. Perché diceva Albert Camus, una civiltà si conosce, si capisce la sua qualità da come si ama, come si lavora, come si muore. Io aggiungerei anche da come si cura. Se non si cura in modo umano, siamo una civiltà non umana. Se curiamo integralmente, diventiamo veramente umani. Ma alla luce dell'incarnazione, se siamo veramente umani, forse siamo anche un po' più vicini a Dio, perché l'uomo perfetto che è Cristo è anche Dio, e in questa umanità piena, forse siamo molto più vicini a quel modello di umanità che per noi è Cristo. Bellissimo questo messaggio che lanci. Voi siete a disposizione, ovviamente, anche noi faremo da tramite. Allora, contagiamoci tutti, Padre Guido Alberto. Grazie per questa iniezione di speranza e di positività nel senso buono del termine. Un abbraccio grande e grazie di cuore. Grazie a tutti voi.